sto aspettando è un rider. In italiano si chiama ciclofattorino. Ordini cibo e lui te lo porta a casa. Grazie, buon lavoro. Vai piano in bicicletta. Ma se vado piano non arrivo in tempo. I rider sono una figura mitologica del nostro tempo. Dibattuti in TV e in Parlamento, sono andato a conoscerli e sono diventato rider per un giorno. Maremma buche. Una bici buona, buona per fare il lavoro. Io queste buche non le faccio. Mi auguro tutte. Ma la prima volta i rider li ho visti qui. In un ex carcere. Che è significativo. È l'ex carcere delle Murate dove sono ora. E là ci sono loro che hanno la faccia da rider. Abbiamo una platea di lavoratori, 20.000 fattorini, la maggior parte in assenza completa di contributi previdenziali e in assenza completa di contributi assicurativi. Poi scopro che ognuno di loro ha un punteggio, dato da un algoritmo che stila una classifica. Dicono, ok, vai in vacanza, allora ti blocchiamo il punteggio così non ti scende perché non lavori con noi. Io sono tornato dalle vacanze e mi sono trovato un punteggio talmente basso che non è più possibile lavorare. Noi se andiamo a scioperare le nostre statistiche vengono dimezzate, quindi siamo squalificati per i giorni successivi. È vero o è una diceria? Che è successo che chi ci abbia messo la faccia in delle interviste, magari come puoi fare te ora, si è ritrovato poi la settimana successiva. Si va meno ore di lavoro. Non è una cazzata. Grazie. Niente. Ed è così che il giorno dopo ho deciso di diventare rider, accompagnando Iftalem al lavoro. Tu quanto fai più o meno al mese? All'incirca sui 200 euro netti, lavorando tutti i fine settimana, la sera, 3 ore. Quindi non mi lamento, dai. Il problema più che le retribuzioni è la questione dei diritti, cioè farsi male, non farsi male. Ma facciamo un passo indietro di qualche ora. Sono qua. Dove va? Oh, non mi avevi visto. No, ma io prendevo lui da dietro. Non vedi quello scritto bronzo? No. Salve. Come stai? Sei in tenuta? Antipioggia, soprattutto catene rifrangenti, in modo che ti vedano. Anche perché ti sei un po' nero. Sì, esatto. Quindi la sera comincia a essere un problema. E quello che ho inquadrato prima, chi è? Un concorrente? No, poverino. L'Ovo sta molto peggio di noi. Infatti, se ci fai caso, sono quasi tutti immigrati che non parlano bene l'italiano, che quindi hanno bisogno di soldi e possono accettare quelle condizioni. Tu studi? Economia all'università. Il casco è obbligatorio? No, anzi, sono pochissimi a portarlo. Solo io ne ho visti di incidenti, quindi preferisco non vivere le cose per cui sto aiutando le persone. Poi ci fermiamo. Le mance le lasciano. Il turista, classico l'anglosassone, sì. Invece gli italiani, 1 su 4, ti lasciano. Così. Poi quando piove te la lasciamo quasi sempre, perché si sentono in colpa. Sei davvero ordinato nonostante la pioggia. Cambio inquadratura. Ah, sì. Siccome siamo a Firenze, tutto bello, ci si mette così. Guarda qua, bella Santa Maria Novella. Passi con il rosso? No, tendenzialmente no. Dipende. Perché le consegne devono essere fatte entro 15 minuti. Se non le faccio entro 15 minuti non mi danno il bonus consegna. Dipende, se ce la faccio, aspetto. Però un minimo ti fanno andare, non ti fanno andare piano, diciamo così. Una domanda. Ho letto un'intervista in cui parlavano del subappalto del lavoratore ad altri lavoratori. Soprattutto in Globo, alcuni fanno il colloquio, ottengono un'applicazione e invece di lavorare loro, danno la loro applicazione, il loro identificativo a un altro. In cambio gli chiede una percentuale. È una specie di caponarata. È illegale. Sì, sì, è illegale. Infatti la procura sta facendo a Milano dei controlli. Secondo te le aziende lo sanno? Ho visto in Senato un giornalista e ho sentito lui. Chiese, ma se io non ho il permesso di soggiorno, ma se succedono queste cose. E l'azienda disse, la pena potrebbe essere la sospensione, ma di sicuro non vi denuncia. Si è fatto buio. Guarda bella Santa Maria Novella. Ci siamo connessi. Oh, lindo. Vediamo dov'è. Guarda, andiamo. Quarto d'ora non è semplice, c'è tutta sta gente. Non puoi andare veloce, se no ti accorgi. Quindi devi andare piano, devi stare attento. Oh, c'è il concorrente, ci ha superato. Le rischia, infatti. Vedi qual è lì che pelo gli ha fatto. Vedi, tipo quando devi passare di qua, il ristorante è lì. Questo è il mio mercato centrale di Firenze, che si chiama Barrocci. Ma come mai ci sei stato un sacco lì dentro? Perché era una consegna che costa tipo 70 euro. Cioè tu gliela paghi? Io gliela anticipo, i soldi sono miei. Perciò tu gli hai dato i soldi che ora? Che ora mi restituirà il cliente. E se il cliente non paga, sono fregato. Ciao ragazzi, buonasera! Buonasera. Buonasera. No, grande! Questo mi doveva dare la precedenza a me. Sono venuti in tuono. La mancia? No. Giovane e difficile, ma la pena sono i soldi per ordinare. Oh.
conta che se avessi fatto lì le strade veramente con i sensi, 15 minuti non ce l'avrei messo. Era impossibile. Ne avrei messi 20, 20 e qualcosa. Quindi anche le società che mettono questi tempi risicati ti costringono di fatto a dare contromano, se no è logicamente impossibile. E te c'è il video che lo dimostra. Guarda qua le opere di Klett, grande Klett. Ma è bello girare a Firenze in bici. Si vede il Duomo? Non so che cosa sto riprendendo, ma si dovrebbe vedere il Duomo dietro. È giusto! Sono di Fanpage. Conoscete Fanpage? Sì, ma ti ho anche rivisto. Sì? Sì. Si prova a raccontare i rider. Questa gentaccia va come lui. Io mi inchino a Eftalem e a chiunque prova ogni giorno a fare bene il suo lavoro, qualsiasi sia il suo lavoro e qualunque sia la difficoltà che sta zigzagando. Io mi inchino alla speranza, che non è solo ottimismo. La speranza non può esistere senza coraggio. Peter Brook. A million fireflies.